Salve! Ciao Edward, tutto bene, grazie. Ti metterei a posto come al solito. Tutto bene. Tu come stai? Tutto a posto? Anda, questa corda mi sta dando davvero sui nervi. Non la sopporto già più. Oddio, è vero, mi sono dimenticata di cambiare la cosa, la categoria. Mi sono dimenticata, scusami. A posto, aggiornato. Ok, tutto bene, sono contenta che sia andato tutto bene. Allora, oggi avevo visto Switch. Allora, dovrei fare tutti quanti i giochi horror. Allora, ho visto questa trilogia, tra virgolette, su Twitch, che sono vere storie della tomba, si chiamano, e sono tre giochi, sono tre volumi. E oggi volevo provare a farle tutte e tre. Il primo dovrebbe essere abbastanza corto, mentre gli altri due non ne ho la benché minima idea, però volevo provare a farli tutti. Se ti riesco a spostarmi, ok. Saranno molto creepy, a parte che sono in... Allora, effettivamente il primo si chiama... The Body, mi pare che si chiamasse. Quindi posso solo immaginare cosa sia questa roba. Siamo in grafica PS1. Posso correre, è tutto buio. Si vedono anche le stelle, tra l'altro. E non so, ho provato un attimo a cambiare le impostazioni del video credo di registrazione. Quindi spero che nel VOD, si veda leggermente meglio, perché ho notato che non posso entrare in macchina. Ho notato che quando poi io vado a rivedere il VOD per vedere se si sente bene la voce, eccetera, qua non posso andare. E la risoluzione è alquanto bassa. Put the body in the truck. Fatto. Madonna, guarda, come si deforma? Che cosa succede qui? Come si deforma? Leave. Non c'è musica, non c'è niente. È una cosa... Sembrava uno scheletro, sembra... Una cosa inquietantissima. La statica che mi sta rimbombando nelle orecchie è terrificante. Salve, il dedo d'oro. Ok, glielo so bene. Stai bene? Sembri così pallido. Ah, tutto a posto, sai. Bella giornata di sole. Oh, notte. No, era notte, c'erano le stelle. Ho gli scoppietti nelle orecchie. Posso fare benzina? Ah sì, open the fuel. Quanto dettagliato. Ed era corto, questo è il più corto dei tre. Oh. Posso...
Posso girarmi, posso muovermi? Perché questa cosa? C'ho paura di essere seguito? Come funziona? Oddio, è vero, c'hai ragione Edward, non so perché. Che pizza. Risolvo istanto. Ogni volta mi crea casini veramente, ma solo questo, gli altri no. Ok. Dicevamo, fu allemesso, il corpo non credo che si sia mosso. Allora posso correre, prima non potevo correre forse perché avevo il peso. A pay. Be careful. Sì. Che desolazione però stare tipo così in una stazione di benzina dove non puoi entrare nemmeno dentro su una sedia così. E in un posto sperduto nel nulla, in mezzo ai boschi. Letteralmente in mezzo ai boschi. Muro. Muro, prendi il corpo dal truck. E già mi fa male la schiena. E l'unica cosa colorata effettivamente è il cadavere. Perché dobbiamo fare questa cosa? Salve Mario, buonasera. Buonasera, come va? È tutto nero. Tutto buio. Tutto torcio, non c'è niente, guardo per terra. Male, perché male? Sento rumori, ma sento. È il vento? È il mare. Metti il corpo nella barca. Oh mamma, mi dispiace tantissimo, Mario. Spero che tu stia bene. Anche qui si hanno segni di Covid. Non è vero, scherzo. Scherzo. Salve Danny Wolf, buonasera e benvenuto nella chat per la prima volta. No, stiamo portando un cadavere non so dove. Sono in fase di guarigione. Bene, bene, Mario. Mi fa molto piacere, veramente. Almeno è una cosa che passa. E sicuramente sarai più protetto per le future volte. Il disturbatore fa soltanto da presenza. Non c'è con la testa, veramente, qui. Quindi non c'è. Stiamo portando questo cadavere. Non so minimamente. Oddio, ma io devo guidare, io stavo lì ad aspettare cosa, non so. È un faro. Stiamo andando verso un faro. E tu potevo arrivarci leggermente prima. Qual era lo sticker? Non ho visto lo sticker. Beh, sinceramente, se devo dirti la verità, Mario, io sono con i vaccini, quindi se ti fai tutte quante le dosi sarebbe anche meglio. No, non è con il punto esclamativo, è sotto nelle informazioni. C'è l'estensione esattamente, c'è l'estensione giù per gli sticker.
C'è estensione sotto. Che caspita è stato? Oddio, ma si muove! Ma non è un cadavere, si muove! Ah, una patata. Aiuto, aiuto! Sono piena di sticker. Sì, uno zombie. No, è inquietantissimo. Io non so nemmeno se mi si sente più perché io non sento più niente. Ragazzi, meno sticker, meno spam di sticker. Grazie mille per gli sticker, ma meno. Se non giuro, non vedo niente nemmeno io. Certo, potevamo portarlo su morto, scusami, perché? Pensavo fosse un cadavere. Che inquietudine. Non urla più, è morto? Allora, ok, vivo ancora! No, ma a me non dispiacciono gli sticker davvero, però, cioè, un po' di meno, che magari non si vede nemmeno più lo stream. Ma che devo fare con questo tizio qui? Resta lì, vado a prendere gli attrezzi della tortura. Qui c'è un letto. E qui chiudo. What I have to do? Non c'è nulla però. Scusami, mi hai fatto salire. Ah! Oh, sì, quanto piccola! Non l'avrei mai vista. A zainetto se l'è messo, com'è? Oddio, sempre più giù. 12 settembre del 97. È stata colpa mia. Che si appende le memorie nel faro. 11 gennaio 98. Ho accettato questo lavoro nel faro, così posso stare da solo qui. Mi mancano. Oddio, sento rumori bruttissimi da sotto. Ma che caspita è? 20 marzo 98. Edward mi ha detto di questo dottore. Il suo nome è Christine Willard. Proverò a chiamarla. Se qualcuno sta mangiando qualcosa sotto. 23 marzo 98, il dottore ha detto che posso portarlo indietro. Ah, il dottore ha detto che lei può portarli indietro. Non ho altra scelta. Giugno 98 e lei ce l'ha fatta. Non so come, ma loro sono vivi. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sta a vedere che questa è la famiglia. 11 luglio 98.
C'è qualcosa di strano in loro? No. Ti sei appeso questi cosi ai muri per ricordartelo o no? Salve. Oh mio Dio. Qui c'è un gancio che ci deve appendere il corpo. Ah, mio Dio, decisamente, è la famiglia. 12 luglio 2005. Non posso farcela più. Non li ciberò di nuovo. Ma c'è un'ultima cosa che io devo fare. Oddio, era la moglie, la figlia? La figlia, figlio? Dove lo poso questo coso? Qui. Ah, qui. Christine! Oddio, no! Christine era la dottoressa. Era ancora viva. Beh, suppongo che sia arrivata la fine. È giunto il momento. Sì, ma lasciare questi mostri mi dispiace. Oh mio Dio. Ma lasciare questi mostri in libertà anche? Finiscila, oh mio Dio. Posso fare altro? Tipo andare via? Oddio, non so se vado via, che succede? No, 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 non posso andare via. Però volevo un attimo controllare il volume. Ok. Perché a malapena riesco a sentirmi. Sì, un pochino. Vabbè, ovviamente che non rispetterà mai la realtà, effettivamente chi è che porterebbe in vita un'altra volta i propri familiari in questo modo. Però è esattamente un bel po' pesantino. Si chiamano effettivamente vere storie dalla tomba, quindi immagino che uno ci si possa aspettare anche una soluzione del genere. E... Danno. E questo è il rumore che sentivamo all'inizio. Infatti. Allora, questo era il volume 1. Era un, vabbè, giochino molto, molto veloce, effettivamente c'era scritto un very short game. Quindi passerei al secondo volume, sempre delle vere storie dall'oltretomba, qua, dal tomba. Che devo riuscire a capire dove l'ho messo. Che non mi ricordo dove l'ho messo. Ok, a date to keep. E certo, questo qua me lo dà a full screen e non vedo più. Non vedo più Streamlabs. È finita. Ecco qui. Un attimo solo. Che già questo lo vedo male, mannaggia. No. Ok, mi sembra eccessivo. E questo mi sembra che non vada bene perché è tagliato. Come faccio a metterlo in finestra? Perché mi dà il full screen, soltanto che il full screen io non posso metterlo.
Oddio. Oddio, che ho fatto? Ci sono ancora? Ci sono ancora. Perfetto, non so che cosa ho fatto, ma non riesco a metterlo in... Forse proviamo così. Compro vita. Sì, mi ricordavo che era tipo un Alt F11 o Ctrl F11. Come faccio? Tipo un qualcosa, tipo un config che posso modificare? Tipo schermo intero off, anche se no vedo un attimo in game se c'è una cosa. Solo F11, io mi ricordavo che era tipo Ctrl o Alt F11. Sbaglio io? Aspetta, mo ci provo. No, solo F11 non va. Oh mio Dio! Che paura! Ma io non credo che qui ci sia un... Allora, ci provo. Ci siamo andati a schiantare contro l'unico albero in mezzo al nulla. Questi mostri sono dentro di te. Non lasciarli andare. Cioè non lasciarli uscire. Voglio vedere se c'è almeno un menu. Sta dicendo dei numeri. 1, 9, 4, 7, 1. Scusami. Allora, un attimo solo, scusami, no, non c'è un... Però si vede, allora. 1, 9, 4, 7, 1. No, perché mancava uno 0. Mancava uno zero. Proviamo a fare adesso Alt F11 contro l'F11. Niente di niente. Vabbè, niente, ce lo dovevo tenere così. Mi dispiace tantissimo. Si taglieranno un po' di pezzettini. Magari li metto leggermente più sotto. Lo metto leggermente più in basso, forse. Ok. C'è quest'albero che cosa... Vabbè. Ma questa statica. Posso correre, corro. Che non voglio stare qui 2 minuti di più. Benvenuti a... Oddio, qua diventano sempre più fuori. Sensibilities now, do we? One.
1984. Sorry about that. Sometimes I can lose control. Sometimes I want to. Ok. Potrebbe essere una nostra vecchia conoscenza a questo punto, questa città fantasma. Dice, potrebbe... Che cos'è quella roba? Dice, potrebbe essere familiare. Però non sembra così accogliente come era prima, diciamo. Cos'è quella roba? Uno. Nove. Mi stai ripetendo. Uno, nove, otto. Oddio. La famiglia di nuovo, questa. Uno, nove, otto, quattro. No, sono pupazzi. Mi hanno picchiato da dietro, credo che mi abbiano colpito da dietro. Salve. Oh no, sono circondato. Ciao. Come push? No. No, per carità, non facciamo male ai manichini perché sennò qui ci... Muro invisibile. Oddio, sono anche su dei tavoli. Oh no, si è rotta. Oh no! Vorremmo riportare un l'omicidio di questa signorina. Oh mio Dio, ma cos'è un prequel di quello di prima? The mall. Posso prendere un fucile, per favore? C'è di nuovo quella roba lì. Che solo in penombra riesco a vederla. Se vado qui, immagino che sia chiuso. No, non è chiuso. Oddio, non mi dire. Infatti questo qui penso questo. Non lo so, ma devo abbassare il volume. Fermo un attimo. Non lo so, ma devo abbassare il volume perché io non sento un tubero. Spero vada leggermente meglio, credo. Doing in there.
Non potevi proteggerli, non hai, cioè non hai riuscito nemmeno a seppellirli. Che caspita ha combinato questo tizio? Dove devo andare? È labirintica sta cosa. Credo che questo sia un bel po' più pesante del primo. Effettivamente devo seguire la statica. Qui è aperto. Oh no, un pawn. Ah no, sono i collezionabili questi. Ma sicuro che il collezionabile mi sblocca tipo un finale segreto. Oh, che paura, i grattacieli, che mi sembrava che fosse qualcosa che stesse arrivando. Ma a parte la città è enorme, come uno può pretendere di trovare anche quei cosetti? Sono microscopici, tra l'altro, non credo che siano in posti facilmente raggiungibili. Non come questo, almeno il primo. Ecco un altro. Almeno capire perché mi fa andare in questi vicoletti. C'è qualcosa che devo vedere? Sembrava alquanto strano. Oh mio Dio. Andare al lavoro come di solito sembra che non, tu non abbia niente di meglio da fare. Oh. Come? Allora, sembrava una radio effettivamente. Che diceva è comunque vabbè, un lavoratore, un employee. Un impiegato è entrato nel suo posto di lavoro con uno shotgun in mano. Com'è? Questo è chiuso così tanto? Oddio, si sente il bociardo. Che inquietudine. Qui invece? Questo parla da solo, parla. Willard? Era il cognome della dottoressa Willard, mi sa. Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Pedina. Qui è chiuso.
qui c'è gente. Gente che parla. Lo devo fare per forza tutto il giro per passare dall'altra parte di questi. Signorina. Croce. Roba. No, questo è prettamente inutile. Locked. Chiusa, chiusa. Salve. Chiusa. Porta, voglio vedere se pure queste sono chiuse. Chi è? Madonna, che paura. Grazie mille, Valsun, per il ride. Mio Dio, forse è uno dei primissimi ride. Ciao, Valsun. Sì, ero tipo tutta quanta intenzione, quindi mi ho spaventato a morte, ma grazie mille per il ride. Buonasera. Tutto bene, tutto bene. Stiamo giocando a questa trilogia, più che altro, a questi tre volumi. Siamo al secondo volume di storie che vengono dall'oltretomba. Dalla tomba, anzi, diciamo così. Stories from the grave. Noi siamo tutti quanti in tensione. Ma benvenuta, grazie mille. Spooky. Sono manichini, se ci sono manichini è sempre spooky. Soprattutto manichini che bisbigliano qualcosa. C'è qui un chess. Un pawn. Io devo entrare in quell'altra porta però. Devo entrare dall'altra parte. Beh, non me lo fa leggere? Non me lo fa leggere, perfetto. E non ho letto che cosa. Grazie anche mille per il follow. Grazie mille. Chiuso, chiuso, chiuso. Oh no, sono spariti tutti. Qui era pieno di gente prima. Quindi qui è chiuso, qui è chiuso. Qui sono entrata, qui anche. Qui mi sa di no. Oh sì. Mi sono persa. Era chiuso. Qui c'è. Qui giuro che c'era una barriera. Qui c'era gente. C'era gente a mo' di barriera. Non mi facevano passare. Oddio, poi scopro che più che altro i manichini sono. Veramente. E allora, i manichini tecnicamente dovrebbero star parlando male di noi. Perché da quanto ho capito, da quanto le notizie dicono, un tizio è entrato nel proprio ufficio con giacca e cravatta, ovvero quella che abbiamo preso prima, quindi con la valigetta e giacca e cravatta, con uno shotgun, quello che abbiamo preso noi prima. Oh, una persona vera, il boss. I understand you're hungry for more work. Hungry for recognition. But unfortunately, you're going to have to starve. Oh At no. least you can all do that together. Non ci darò la promozione, credo. Oh no. Oh no. Oh no. Flashlight. Munizioni. Shotgun. Cosa devo fare? Ho paura. Poi 100 cosa? Ahia. Oh no, oh, manichino galli giù. Ti prego, non jump. Addio, 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 addio. No, 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 così no. No, 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 no. Ti prego. No, 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 no.
Per favore no. A parte che non sento assolutamente nulla, nemmeno i miei pensieri. No, quanti? No, così muoio. Ah! Help! Allora, il mio Dio, il volume, le mie orecchie hanno sofferto tantissimo. Allora, Switch? Sì, e io come vedo? Con quali occhi di gatto vedo io? No, aspetta un attimo che non c'ho munizioni, penso che non l'ho presa. No, no, non posso farci nulla a meno che questi non crepano in un colpo. E certo, forse li spreco anche così. No! Ok. No, non voglio uscire. Aiuto. Ma qua ce n'era un altro sicuro, me lo ricordo. O no? Dov'è? Dove sei? Ok, allora, con calma e per piacere, può essere che con un po' di calma. Voglio, non così. Siamo alla wall. Non posso. Sto crepando di caldo anche quello perché. Perché giustamente. Ma io dovevo andare, non posso uscire. Out of service, no. Ok. Chiuso. Vi prego, non mi spuntate fuori all'improvviso che urlo. C'è qualcuno? Io spero vivamente che le chiavi si vedano bene perché potrei impazzire in questo momento. Quella è una chiave? Dimmi che non ci sono persone qui dentro. È una chiave. No! Grazie Walsun, grazie mille ancora per il raid, buona spesa. Ciao ciao. Che ansia. No, però. Che cattivi che sono a fare tutto ciò. Dimmi che posso correre liberamente, che tanto questi. Dove sei? No! No! Possibile mai che c'hai i colpi puntati alla fine? Oh, uno è andato, ok. A questo punto mi conviene prima cercarli tutti e tre. Ma sicuro qui dentro ce n'è uno. E ti pare? Però. Aspetta. Ok,
Sì, sicuramente lo farei benissimo saltare in aria questo posto, è terrificante. Ma poi manichini così. Perché? Cioè, perché davvero ti servono due colpi? Li avevo appena presi. Io spero che non rispawnino perché sennò è finita. Colpi, mi servono colpi. No, io che pensavo di metterci molto di meno a fare questa cosa. No, non voglio. Lì c'è una chiave. È tutta dall'altra parte. Non voglio. Ho paura. No! Ma io ti colpiscono? Cioè perché non devi essere così? Perché la botta me la devi dare comunque? Allora, qui c'era la chiave. Sì, era qui la chiave. Ti prego no. Vi prego, non mi fate impazzire così tanto. Che già c'ho un colpo e mezzo di cuore. Vedo qualcuno? No. Forse sono i colpi. Almeno quelli. Ma c'è un po' di vita, un po'. Qualcosa. Per recuperare vita, almeno quello. No, questa è la porta del. Chiusa. Oh. Mi fate coraggio, per favore. Che io coraggio non ne ho. Chiusa. Ah, lo sapevo, dove sei? No. Vi prego, chiusa. Fatemi coraggio, amici, per favore. Che non voglio morire. Non è di infarto nel gioco, tra l'altro. Ok, adesso io corro tipo Usain Bolt là davanti perché. Sto correndo, giuro sto correndo. Non ci provate minimamente. Liv! Oddio, ti prego. No, no, perché ancora, medikit? No, non mi dire che c'è ancora. Non voglio. I want to go back, ma nemmeno go forward. Non voglio andare avanti. Quindi sì, c'ho ancora i colpi. Però non posso prendere sempre questo tipo di giochi. Volevo fare un nome tranquillo, che ne so, qualcosa. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Eccoti! Due volte mi hai colpito, due volte. No, ho una. Allora, calma e sangue freddo, ok? Sono di fronte a me. Dove sei? Aia. Aiuto. Un gameplay nella vita reale. Come? No, io non posso vivere così. Non ce la faccio. Non c'è. Con gli infarti però.
Vado a fare anche veloce perché sennò mi devo mettere in posizione. Io negli shooters sono una frana. Quindi in posizione e sparare tipo subito. Perché così sono velocissimi. Non voglio morire. No, per favore. Hakuna Matata, no. Se vuoi posso farti un bello a tutti i ragazzi. Queste cose così, guarda. È fine? È finita? Non mi devo aspettare altri, lì c'è un chess. A proposito, che ore sono? Ok. Io spero di finire questo robo. Oh no. Stiamo navigando nel sangue. I fucili sono vietati qui. In che senso? I fucili sono vietati, perfetto. Tranquillo, non c'è problema, perché avendoci la luce adesso io posso vedere cosa c'è in faccia a me. Nessuno vuole i fucili, giustamente. Io non mi voglio nemmeno girare, tra l'altro. So che succederà qualcosa di molto brutto. Oh Gesù, che cos'è tutta questa. Munizioni, medikit, boss. Cos'è questo coso? Salve. Lo sto colpendo, sì. Aspetta, io non sto capendo. No. Oh no. Che ble. Cioè, gli devo tipo andare vicino e fare così? Ok. Dove sei io? No, che disa. Ce l'avevo sotto. Ma è una persona. Allora, si può fare. Non è malissimo, si può. Where is? Ok. Ok. Mamma mia, calma e concentrazione. Where? Sta diventando sempre più veloce, però. Mi conviene seguirlo. Guarda quanto è veloce adesso. Possibile.
No, non voglio morire. Perché l'ho detto che sta diventando facile questa cosa? Che non è vera. Dov'è? No! No, per favore. No, vado a ricominciare da qui. Ma ho 53 di vita. Dov'è il mio... la mia vita? Ah, devo sconfiggere questa roba. 73 volevo dire. Però a questo punto, scusami, il medico te lo prendo dopo. Cioè, lo prendo poi quando mi serve. Ti pare. Allora, praticamente quando iniziano ad urlare posso sparargli, immagino. No. No. Qui c'è il medikit. Però cioè prima sei stato tanto buono, caro, ma adesso no. Eh sì, vabbè, però non mi sa che non è giusto così, eh. Oh, grab. Ma io ti ho sparato. Sì, vabbè. Come faccio se mi sei sotto i fondelli? Lo sai? Dov'è? Mamma mia, sono agguerrita. No, ho sbagliato! Ho sbagliato! Ho sbagliato tasto, volevo premere. Non lo so se ce la faccio, eh. Non lo so se ce la faccio. Sì, ma quanti ce ne stanno? Dai! Sì! Sì! I did it! Adesso non mi stressate, ho un fucile e non ho paura di usarlo. Siamo tornati nella città principale. Che ansia, ho le mani che mi tremano. Perché non posso nemmeno sparare con questo fucile, quindi... non posso sparare, c'è solo la statica.
What is she? Cheese again. Feel your stomach just drop. Let's not make assumptions. Let's go ask. Don't forget to bring your little friend with you. Non l'ho capita questa cosa. Ma sono io o leggo leggermente la chat in ritardo? Cioè, adesso che cosa state vedendo voi? Beh, giustamente se parlo io adesso. Pezzettini di scacchio, 9 su 14, non ce l'avrei mai fatta. Credo che la chat sia di nuovo un po' in ritardo. Sicuramente è un po' in ritardo, forse di un minuto? Di un minuto di ritardo? Perché ho alzato la risoluzione, addirittura? Doggo. I quadri stanno sfarfallando tutti quanti. Oh no. Non posso andare manco qui. Va bene, salve famiglia. Oh mio Dio. Sono comunque manichini. Non è vero. Oh no, siamo un manichino anche noi. Però scusami. Allora, io credo che queste storie siano effettivamente collegate in qualche modo, però non capisco come. Cioè, perché la nostra famiglia è manichino? Sì, lo so, quello non posso metterlo più giù perché sembra che esce fuori dallo schermo. Sicuramente se avessi collezionato tutti quanti i puzzle, avrei sbloccato anche un altro finale o qualcosa di segreto, non so. Però a me interessavo sapere se effettivamente ero in ritardo oppure no, perché sicuramente in ritardo lo sono di poco, ma lo sono, però volevo aumentare leggermente la risoluzione del VOD. E guarda che adesso i nomi sono staccati fuori, che pizza. Allora, ecco, se io faccio così. Tanto la scritta di Discord dovrebbe apparire e sparire, è momentanea, quindi un po' sparisce. Quello non c'è problema. Allora, io non so se ho il tempo effettivamente fisico e mentale per farne un altro. Però mancherebbe il terzo. Sì, è sparita un paio di secondi fa.
Sì, infatti volevo fare anche il terzo, però credo che il terzo sia abbastanza lungo effettivamente perché ho visto un paio di screenshot e è proprio una storia, storia, cioè non è una piccola esperienza. Quindi penso o di iniziare la prossima live con questo, tipo finisco queste storie dall'oltretomba. Questa storia della tomba oppure lo facciamo venerdì prima di fare magari un gioco in coop perché il mercoledì tecnicamente faccio la live di disegno, quindi se allora se mi va mercoledì di fa di disegnare disegno, se no parto con il terzo. Sperando che non sia uno sparatutto, ma non dovrebbe essere sparatutto come questo, sinceramente. Ho cliccato lì, ok. Lo faccio soltanto partire per un attimo, solo per vedere se... è una demo innanzitutto, quindi dovrebbe essere sì, un po' più corto. Però non so quanto corto effettivamente è una demo. Lo apro solo per vedere l'inizio. Se si vede bene, almeno quello. Allora. Un attimo che questo non l'ho messo. Già non me la... Non me la... preso. Niente, si vede a metà pure questo. Forse così funzioni? No, non funziona. Ok, faccio così. Ah, così funziona. Cioè, funziona a malapena. Perché la scritta è tipo tagliata a metà. Quindi il terzo gioco è una demo. E niente, casomai vedo un attimo se iniziarlo, se continuarlo mercoledì a inizio live. E poi magari fare qualche sketch, qualche disegno, non lo so. O direttamente venerdì. Hai trovato un modo, Edward? Dimmi. Qualche minuto ce l'ho ancora per stare qui, quindi... Se hai trovato un modo... Sono contenta di sentire, veramente, perché avendoci lo schermo wide, ogni volta mi trovo con questo problema del cavolo. Mi sa che ho fatto una cavolata a prendere questo schermo perché sì, wide, bellissimo, tutto molto più lungo e figo e bla bla bla, però ogni volta che devo fare uno stream e non mi... e il gioco mi è bloccato sullo schermo intero, è un dramma. Ah, io no, no, non credo che sia questa la risoluzione giusta veramente. Cioè, è come se fosse tipo strecciato. Vedi che la scritta è tagliata sopra. È come se fosse strecciato. Però non so se potrebbe andare bene anche così, veramente. L'ultimo gioco è andato bene così. Quindi potrebbe anche andare bene, veramente. Cioè, a me non mi dispiace se a voi non vi dispiace. Capirà, gli taglierà forse un paio di centimetri, non di più. Va bene, e niente, io credo che vi farò sapere esattamente, lo scopriremo mercoledì, vi farò sapere se mi andrà di continuarlo mercoledì o venerdì su Discord. E niente, grazie mille per essere rimasti con me anche questa sera, grazie mille per avermi fatto compagnia, per il ride e per i nuovi follow, e ci vediamo mercoledì. Ciao a tutti, buona serata! Ciao ciao!
Yeah, tante patate. Ah, non mi vedo più. Bye. L'orario di oggi.